Pace e bene, siamo al Santuario della Madonna delle Grazie, dove è stato allestito il presepio che è proprio della tradizione francescana e la visita il Papa Greccio ce lo ha ricordato. Allora, ecco, noi non potevamo non tener conto di questa visita del Papa e del suo rilanciare con il suo messaggio il presepio e senza tener conto di quello che è avvenuto a Greccio. E lo abbiamo voluto realizzare in questa prima scena. Siamo nella notte del Natale del 1223. Francesco, 15 giorni prima, fa chiamare a Fonte Colombo il suo amico Giovanni Velita, che è il signorotto di Greccio, e gli dice: se tu hai piacere di che celebriamo insieme il Natale del Signore, prepara quello che ti chiedo. Ecco, io voglio una grotta con il bue, l'asino e del fieno, perché con gli occhi della carne voglio rivedere quello che il bambino Gesù ha vissuto e ha sofferto nel venire al mondo per la nostra salvezza. Il signorotto ben felice, anche perché era una pia persona, e quindi preparò a puntino quello che Francesco gli aveva detto, ma ben poche cose, cioè il bue, l'asino, la mangiatoia con il fieno. Però nello stesso tempo, attraverso i banditori, fece in modo che tutto il suo ducato avesse l'annuncio di questa notte. Quindi Francesco venne nella notte del 1223, trovò come a tutto come aveva chiesto e se ne gioì profondamente. Ecco, dobbiamo sfatare un'idea che noi abbiamo. Noi crediamo che San Francesco a Greccio fece una rappresentazione sacra. In realtà non è così. Non c'era la Madonna, non c'era San Giuseppe, non c'era il bambino, non c'erano i pastori, o almeno i pastori c'erano, ma non erano i pastori che facevano la scena del presepe, erano gli abitanti della zona. Lui non volle fare una rappresentazione sacra del Natale, ma lui volle celebrare il mistero del Natale attraverso l'Eucaristia. Infatti fece mettere sulla mangiatoia l'altare, la mensa, e il sacerdote celebrò l'Eucaristia e lui dice, Giovanni, e lui dice Tommaso da Celano, il suo primo biografo che era diacono, cantò il Vangelo e poi predicò al popolo. Predicò che cosa? Il mistero del Natale, il bambino Gesù, la sua povertà, la povertà di Maria. Ecco, poi Tommaso da Celano scrive che una pia persona durante questa celebrazione vide fra le braccia di Gesù bambino fra le braccia di Francesco un bambino che è come se si svegliasse da un sonno, e quindi noi abbiamo voluto mettere qui in braccio a San Francesco un bambino quasi vero, vedete, no? Che si risveglia da un sonno, perché Francesco con la sua predicazione e con la sua celebrazione aveva risvegliato il bambino Gesù, l'amore del bambino Gesù in molti cuori che l'avevano dimenticato. Ecco, se guardiamo attorno a noi questa scena, vediamo il sacerdote che celebra la messa, sullo sfondo il bue e l'asino, quanto mai importanti anche per il significato che Francesco volle dare. L'asino rappresenta il mondo cristiano, ci ricordiamo di Gesù che entra a Gerusalemme con l'asino, e invece il bue rappresenta il mondo islamico, le corna fanno parte della mezzaluna. Francesco è stato in Terra Santa nel 1220, dopo aver fallito nel trattato di pace
tra cristiani e musulmani, e quindi qui a Greccio vuole mettere attorno al bambino Gesù proprio queste due grandi religioni: i cristiani, perché hanno in Gesù l'autore e il perfezionatore della fede, come dice la lettera agli ebrei, mentre invece i musulmani hanno un profeta, perché per i musulmani Gesù Cristo è visto come un profeta. Quindi vediamo al centro della scena l'Eucaristia, questo fraticello inginocchiato, vediamo questi angeli che tengono in mano l'Eucaristia, per dire che a Betlemme Gesù bambino è entrato nel mondo rivestito di carne, qui a Greccio invece egli si riveste di pane, e questo ogni qualvolta celebriamo l'Eucaristia. Gli altri personaggi che sono presenti è Giovanni Velita con sua moglie, poi un pastore, e quindi ecco tutta questa, la mangiatoia vuota come potete vedere, non ci sono né Madonna né San Giuseppe né personaggi, c'è soltanto l'essenziale per vivere una messa dentro una grotta. Qui ci troviamo di fronte alla realizzazione plastica del presepio, anche perché il Papa ci ha detto e ci ha ricordato che la rappresentazione del presepio ci aiuta a vivere la pagina del Vangelo di Betlemme. Vedete qui Maria, Giuseppe attorno al bambino, vedete questa grande gloria con in fondo il Padre Eterno, che è pieno di gioia ed è entusiasta perché ha potuto realizzare il suo piano, il piano cioè che suo figlio potesse entrare nel mondo nell'umiltà della carne. Quindi la festa del Natale è la festa per noi cristiani, della gioia di noi cristiani, ma è anche la festa della gioia del Padre, perché vede realizzato il suo progetto. Quindi ecco qui questa fuga di angeli per dire che ecco ormai c'è una scala aperta fra il cielo e la terra, perché in Gesù abita corporalmente la pienezza della divinità. Gesù è il pontifex, il ponte fra il cielo e la terra. Ecco tutti gli angeli, no, che lo circondano, che accompagnano questa scala, tipo la scala di Giacobbe, il sogno che Giacobbe fece nell'Antico Testamento, che vedeva questa scala che congiungeva il cielo e la terra con gli angeli che salivano e scendevano. Ecco, questo si è praticamente realizzato con l'incarnazione del Figlio di Dio, perché egli è consustanziale con il Padre, con la divinità, ed è consustanziale con noi nella umanità, vero Dio e vero uomo. Ecco, poi ci sono tutte le varie coreografie, vediamo qui la cascata, vediamo il ciabattino, il fabbro che sta mettendo il ferro di cavallo all'asino, e poi c'è in fondo tutti i paesaggi. E abbiamo voluto realizzare da questo lato la stalla, perché sicuramente Betlemme era la casa di Giuseppe, quindi era una grotta casa, e dove c'erano gli animali era la parte più calda della casa, per cui è normale che Maria abbia messo il bambino sul fieno fresco, sulla paglia fresca, nella zona riservata agli animali, perché era la zona più calda della casa. Quello che avveniva anche fino alla fine del 1800, quando non c'era ancora la luce, che la gente si radunava la sera nelle stalle per stare al caldo, magari dicendo il rosario, e le donne, no, sferruzzando oppure rammendando i vari calzini. Era un modo per stare al caldo, perché i termosifoni chiaramente non c'erano. Ecco, quindi adesso noi ci spostiamo e vedremo tutta la fuga del presepio da un'altra angolatura. Ecco, vedete sul paesaggio di Betlem la stella cometa secondo la tradizione, una tradizione messa in piedi da Giotto con l'aver dipinto la scena della Natività nella cappella di Padova. E da lì poi la stella, che non era altro, no, che Cristo Gesù, la stella che illumina il mondo, è diventata una stella cometa, anche se in realtà nel Vangelo non si parla di stella cometa.
Ecco qui la scena, no, della stalla, vediamo che ci sono le pecore, il bue e l'asino. Sicuramente l'asino apparteneva a Maria e a Giuseppe perché era il mezzo di trasporto, la loro spider con cui si muovevano, si erano mossi da Nazareth fino a Betlemme. Il Vangelo di Luca ci dice che l'angelo del Signore si presentò ai pastori dicendo: «Vi annuncio una grande gioia destinata per tutto il popolo». E quindi questo fu l'annuncio per cui i pastori si misero in movimento e andarono fino a Betlemme per vedere quello che l'angelo gli aveva detto. Per noi, ecco, questo angelo è un angelo annunziante, ma non parla ai pastori, parla a noi e ci fa comprendere quello che finora abbiamo meditato insieme. Questo figlio è lo splendore della gloria del Padre, dell'impronta della sua sostanza. Questa è una frase presa dalla lettera agli Ebrei. Non ci dobbiamo far confondere dall'umiltà del bambino nella mangiatoia, perché quel figlio, come ci dice la lettera agli Ebrei, è lo splendore della gloria del Padre, uno splendore che si è velato di carne perché noi potessimo contemplare il volto di Dio in questo bambino e rimanere vivi, perché nell'Antico Testamento Dio diceva a Mosè: nessuno può vedere il mio volto e rimanere vivo. Noi invece abbiamo contemplato il volto di Dio in Gesù, nel bambino di Betel, e siamo rimasti vivi e abbiamo contemplato la sua gloria. Questa gloria che si è cambiata di segno, non splendore, no, ma umiltà, povertà, nascondimento. Solo Dio è capace di questo. Infatti nel Medioevo c'era una litania dei santi che, riferita a Dio, diceva: tu solo Dio sei umilissimo, solo Dio è umilissimo. E Francesco, proprio parlando di Dio nelle lodi, nel cantico delle lodi di Dio Altissimo, dice a Dio: tu sei umiltà. E questo lo adopera anche per l'acqua, perché l'acqua per sua natura è umile in quanto scende fino a quando non arriva al mare, e anche Dio, ogni qualvolta si rapporta con l'uomo, discende, cioè scende fino alla nostra natura. È la famosa condiscendenza di Dio, Dio che, ecco, per amore dell'uomo si abbassa, si annienta, si scende fino sulla terra, fino al mare, possiamo dire, come l'acqua. Questa è l'ultima scena del presepio e rappresenta l'annunciazione. È il momento in cui l'angelo porta a Maria il messaggio di Dio e riporta a Dio la risposta di Maria: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che hai detto. Ecco, qui abbiamo voluto rappresentare la piccola casa di Nazareth, quindi vedete la porta d'ingresso, con fuori c'è il cielo, l'angelo che è entrato, Maria che stava filando, e smette, prostrata in ginocchio di fronte allo splendore dell'angelo che le parla, e quindi, ecco, l'accettazione di questo progetto. Poi alcune situazioni, no, della vita normale: vediamo il forno acceso dove si cuoceva il pane, eccetera. Quindi, ecco, questo per rivivere in qualche modo l'ambiente di Nazareth, questa piccola casa dove il cielo e la terra si sono incontrati nel grembo di questa piccola donna che è Maria. Concludiamo questo nostro percorso dove lo abbiamo iniziato, dal presepio di Greccio, e questo ci ricorda la visita del Papa la prima domenica di Avvento e il messaggio che ha lanciato a tutti gli uomini, ma in modo particolare ai cristiani. Qual è questo messaggio? Il presepio. Il presepio fa parte della tradizione cristiana e il presepio, come dicevo prima, è una pagina di Vangelo. In ogni casa cristiana non può mancare il presepio, perché è un modo per rileggere visivamente il Vangelo. Lì vediamo quello che è successo a Betlemme. Non è necessario fare grandi presepi come abbiamo fatto noi, ma è sufficiente riproporre la Natività
Maria, Giuseppe il bambino, se volete anche il bue e l'asino, ma ecco questa scena, questa famiglia, Maria, Giuseppe e il bambino Gesù, ecco, ci ricordano che il Figlio di Dio, facendosi uomo, entrando nel mondo, lo ha voluto fare all'interno di una famiglia. Ha voluto avere una madre, ha voluto avere un padre, anche se tutto questo è attorniato dal mistero divino, perché sappiamo perfettamente quello che è avvenuto. Maria è madre per opera dello Spirito Santo, senza concorso di uomo. Giuseppe è l'uomo giusto che ha accettato il progetto di Dio, ha accettato cioè di sacrificare il suo essere padre vero per vivere accanto a Gesù, per essere il padre adottivo di Gesù, per vederlo crescere e per custodire questi due tesori del Padre dei Cieli, che sono Maria e suo figlio Gesù. Tanti auguri a tutti, un buon Natale. Se avete tempo, venite a vedere il presepio qui a Santa Maria delle Grazie. Pace e bene.